La ragazza poi mi mette la mano sulla gamba, mi guarda fisso negli occhi e mi fa una domanda che mi ricorderò per tutta la vita. Attenzione, non guardare questo video se sei piccolo! A tutti noi, prima o poi nella vita, è capitato di vedere una figa atomica sul bus e chiedersi: come fosse quella ragazza senza denti? Ti voglio raccontare di quella volta che ero col bus insieme ad un mio amico e abbiamo rimorchiato due tipe assurde. E ti costringo ora a lasciare un mi piace, altrimenti vengo lì e ti frusto. A parte gli scherzi, se lasci un mi piace, YouTube capirà che questo è un video di qualità e lo condividerà con quante più persone possibile. Quindi un mi piace e un commento mi aiuteranno davvero tanto. Ma ora basta parlare. Via il cappello. E fuori l'uccello! Praticamente un giorno io e mio amico abbiamo preso il bus per andare in centro a Padova. Siccome siamo entrati dalla porta in fondo, ci siamo seduti negli ultimi due posti in fondo. Però vabbè, l'autobus era vuoto, in realtà ci saremmo potuti sedere dove volevamo. E tra l'altro siamo stati strastupidi perché non so come siano fatti i bus dalle vostre parti, ma dalle nostre. Come stavo dicendo, non so come siano fatti i bus dalle vostre parti, ma dalle nostre parti gli ultimi due posti in fondo sono quelli dove si muore di caldo. Perché? Perché praticamente dietro penso ci sia il motore, comunque la parete dietro del bus è super calda e quindi si muore di caldo. Comunque la parete in fondo del bus è calda. Penso ci sia il motore, per questo la parete è calda. Come la donna a 2 km da te. E non è stata per niente un'idea geniale, anche perché era piena estate. E vabbè, davanti a noi c'erano ste due tipe. Ora, davanti ai nostri posti da due c'erano i posti da quattro. E loro in due occupavano i posti da quattro. Sicuramente erano delle tipe simpatiche, no? Ed erano vestite con tipo pantaloncini corti, canottiere, insomma, due belle fighe. Io e il mio amico stavamo tranquillamente parlando dei fatti nostri quando notavamo che una delle due continuava a spostarsi da un sedile all'altra. Non riusciva a stare ferma questa qua. Doveva sedersi di qua, poi sedersi di qua, poi sedersi di qua. A una certa mi sono rotto di faccia, ma stai cercando il sedile più comodo, spiegami anche a me. E tipo si mette a ridere, mi guarda un po' imbarazzata e farfuglia qualcosa che non ho capito, cioè non ho capito minimamente quello che abbia detto. Vabbè, dopo un po' questa qua apre la finestra del bus. Cos'è successo? E io dico: boia, finalmente, stava morendo di caldo e si è decisa ad aprire quella finestra. Vabbè, potevo aprirla anch'io. E lì mi sono incazzato di nuovo perché non è passato neanche un minuto che lei ha richiuso la finestra. Io no, io non ce la facevo più, morivo di caldo, gli faccio no e l'ho riaperta. Stavo dicendo che io alla fine ho riaperto la finestra e lei mi ha guardato con un'aria di sfida tipo malissimo, tipo così. In quel preciso momento ho capito che voleva avere la fagiolla sfondata. Voleva proprio essere quick scopata. E parlando di scope, vi consiglio l'app sponsor di questo video, ossia Nox Cleaner. Nox Cleaner è un'app completamente gratis, molto utile, che fornisce un sacco di vantaggi al nostro telefono. Prima di tutto permette di far spazio tra tutti quei file che si accumulano nel nostro telefono col tempo e che occupano lo spazio del nostro telefono, rallentando il dispositivo stesso. Infatti dovete sapere che disinstallando delle app molto spesso rimangono dei file residui all'interno del nostro telefono che non fanno altro che occupare memoria e rallentare di conseguenza il nostro dispositivo. Nox Cleaner elimina tutto questo in una frazione di secondi. Ma non è l'unica funzione di Nox Cleaner, infatti esso permette di ottimizzare le prestazioni del nostro telefono, scovare ed eliminare eventuali virus all'interno del nostro telefono, fornisce una modalità di risparmio della batteria e di ottimizzazione e soprattutto, ultimo ma non meno importante, la mia funzione preferita, l'app locker. Tutti voi penso abbiate il codice sul telefono, però a volte magari qualche nostro amico lo scopre. Ciò che il nostro amico non sa è che noi abbiamo l'app locker di Nox Cleaner, di conseguenza anche se lui volesse entrare su WhatsApp non riuscirebbe a bypassare il secondo codice che ci viene appunto fornito dall'app locker. Non perdere questa opportunità e scarica ora Nox Cleaner dallo store. Ha più di 10 milioni di download e 4,6 di punteggio. Per comodità ti lascio il link in descrizione. Tornando a noi, io le faccio una certa: ma ti decidi un po', cioè prima cambi sedile, poi di nuovo cambi sedile, poi di nuovo cambi sedile, poi adesso cambi, apri la finestra, poi la richiudi, ma che cavolo. Madonna. Non finisce mica qua, eh. Io e il mio amico continuavamo a parlare delle nostre cose e tra un argomento e l'altro si è arrivati a parlare di cose strane che possono succedere in bus. Ed è saltato fuori l'argomento delle persone che mettono i piedi, diciamo, nel sedile di fronte, mettono i piedi sopra il sedile di fronte, che poi arrivano le vecchie e si lamentano. Non hai
educazione, non mettere i tuoi piedi sporchi qua che io mi siedo, bla bla bla. E quella ragazza probabilmente non ha ben capito, cioè lei magari pensava che parlassimo di lei, non so, avrà sentito metà dell'argomento. E allora in aria di sfida mi guarda, ma proprio mi guarda, e mette i piedi sul sedile davanti. Ah! La sua amica era lì che ridacchiava, io mi alzo, vado lì, gli prendo le gambe, gliele metto per terra, cioè delicatamente, nel senso gliele sposto, e mi siedo lì dove prima lei aveva messo le gambe. Lei è scoppiata a ridere e tra una cosa e l'altra abbiamo iniziato a parlare, no? Eccetera eccetera. E anche il mio amico è venuto a sedersi là con noi. Io parlavo con la tipa che mi ha sempre guardato in aria di sfida, il mio amico parlava con la sua amica, quindi eravamo sistemati. La ragazza poi mi mette la mano sulla gamba, mi guarda fisso negli occhi e mi fa una domanda che mi ricorderò per tutta la vita. Ma tu supporti OctiPFI come creatore nel negozio oggetti di Fortnite? Chiaramente sto scherzando. Una cosa che ci faceva straridere era una signora, probabilmente africana, qualche sedile più avanti, che di tanto in tanto scoppiava a ridere a caso. Tipo c'era silenzio tombale e senti... Ok, eravamo lì a chiederci tutte cose, ma che cazzo? Mi ha rubato la kill! Che sfigato! Ma come si permette? A una certa entrano i controllori, tutti vanno nel panico, la signora smette di ridere. Non aveva il biglietto. Non aveva il biglietto, e voi sapete quello che succede a chi non ha il biglietto. Un'altra kill rubata? Voi sapete benissimo cosa succede a chi non ha il biglietto, di conseguenza il controllore gli chiede: beh, mi fornisca un documento di identità. E questa signora non voleva darglielo, e continuava a sostenere di chiamarsi con un nome che adesso non mi ricordo. Facciamo... per esempio, Giampierina. Il controllore è una certa esasperato, gli fa: signora, io ho capito che lei mi dice di chiamarsi così, ma io non posso essere convinto che lei si chiami così se non mi mostra un documento. Se io le dico che mi chiamo Batman, lei ci crede? Siamo crepati dalle risate, crepati. Tra l'altro eravamo praticamente arrivati a destinazione, eravamo praticamente arrivati in centro, e io e il mio amico dovevamo scendere, anche io col mio spirito marpione gli faccio: noi dobbiamo scendere qua, avete voglia di venire a bere qualcosa? E loro tutte: sì sì dai, che figo. Vabbè, in pratica siamo andati in centro a prendere un bubble tea, non so se voi sapete cos'è, praticamente un tè dove ci mettono uno sciroppo al gusto di frutta che scegliete voi, con delle palline che potete mangiare al gusto di frutta, anche quelle che scegliete voi. Vabbè, una roba... E poi siamo andati in prato appunto a bere, a parlare, saremmo stati là un'oretta tipo tranquilli, e alla fine, siccome io dovevo andare in palestra e il mio amico doveva andare a casa, allora facciamo: beh, noi adesso dobbiamo andare, beh dai, datemi il vostro Instagram che vi seguo e che così magari ci sentiamo. E là le ho viste un po' titubanti, soprattutto la protagonista, diciamo, l'ho vista un po' titubante. Alla fine l'altra mi dà il suo Instagram. Vabbè, io vado in palestra, poi quella sera torno a casa e io sono un investigatore segreto, vado nel profilo della tipa, vado tra le sue seguite, cerco l'altra tipa e scopro che era fidanzata. Cioè, in bus fa tanto la disponibile, mi tocca, stiamo lì a parlare del più e del meno, qua e là, e poi... è fidanzata. Cioè, raga, era sempre lì a parlare con me, a toccarmi, a ridere, a scherzare. E poi era fidanzata. Ecco perché non voleva darmi il suo Instagram. Poi l'ho capito. Cioè, io vi assicuro che per tutta la giornata lei neanche lontanamente ha detto di avere un moroso, ma lo faceva apposta a non dirlo, ve lo assicuro. Caro Fabio, mi dispiace per te, ma tua amorosa è una grandissima troia! Non ci credo! Non ci credo! Ma che cos'è? Ragazzi, in questo video avete visto uno sponsor di un'app che io già conoscevo, già utilizzavo, e quindi quando mi hanno scritto ho detto di sì. Tanti youtuber dicono: ci scrivono un sacco di app, di aziende, robe, ci propongono sponsor. Ed è vero, scrivono anche a me e devo dire di no il 90% delle volte. Però qualche volta capita qualche app figa, qualche roba seria, dove magari puoi fare la sponsor e ti pagano. E come tutti sapete, YouTube ormai non paga praticamente niente, anche nelle live. L'altro giorno stavo parlando con Crazy Mad e... cioè... E per questa volta volevo chiedervi assolutamente un favore enorme. Nella descrizione o nel primo commento troverete il link dell'app. Scaricatela, poi fatene quello che volete, provatela, vedete se vi piace, se non vi piace fate quello che volete, insomma, ma ragazzi, almeno scaricatela. Se volete proprio sostenermi, scaricatela. Non vi piace, fate quello che volete. Vi piace, tenetela, ma
Per favore, fatemi questo favore. Se credete in me e nel mio lavoro. So che sai qual è la cosa giusta.